sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, in modo particolare l'arco alpino orientale, quindi facciamo riferimento a Veneto, Alto Veneto e Alto Friuli, la Carnia in modo particolare. Allora, in collegamento telefonico da Pinzano al Tagliamento, siamo in provincia di Udine, abbiamo Renzo Bortolussi, presidente di una nota associazione ambientalista, si chiama Acqua, associazione Acqua, è una onlus, acqua.it, il sito internet per maggiori informazioni, per approfondimenti, se volete poi andare dentro e vedere. Ecco, allora intanto io lo saluto, Renzo Bortolussi collegato con noi, dicevo da Pinzano. Bortolussi, ci sentiamo? Sì, bene. Benissimo. Allora, la domanda che emerge è la seguente, anche perché io so che voi avete da anni controllato il vostro territorio, denunciato alcune anomalie del territorio, insomma abbiamo fatto anche diverse interviste, parliamo già dal 2002-2003 fino a, si può dire, a pochi mesi fa. Ecco, quello che noi constatiamo è che ci sono questi disastri dovuti a fortissimi fortunali, però disastri avvengono anche perché il territorio non è, diciamo, regolare, non è, come dire, sistemato. Ci sono delle anomalie, ad esempio le migliaia, perché ormai si contano migliaia, cementificazioni, e attorno ad una città nascono anche decine di centri commerciali, per non parlare poi delle costruzioni all'interno delle gollene, dove appunto transitano i fiumi, oppure addirittura vengono coltivate. Mi viene in mente ad esempio dalle parti tue una zona industriale che è stata costruita all'interno della golena del fiume Tagliamento, che credo l'abbiamo anche documentata a suo tempo. Ecco, Renzo, cosa ci puoi dire a tale proposito? Le disgrazie avvengono anche per colpa dell'uomo? No, soprattutto per colpa dell'uomo. A parte il fatto l'inquinamento atmosferico che trova queste forze mari, tifoni e quant'altro, e poi abbiamo visto sul riscaldamento globale, ma qui oltre a questo abbiamo proprio queste concezioni delle aree collinari che ci si stupisce che al sud queste concessioni abusive non vengono battute, ma questo succede anche al nord. Qualche volta invece si usa lo scamotage di chiedere il permesso alle soprintendenze, si aspetta tempi favorevoli come estivi oppure invernali a ridosso delle vacanze, perché a un certo momento se non arriva la risposta si trova il silenzio assenso. Quindi formalmente queste costruzioni sono legittime, ma in realtà proprio così non è. Ecco, ci puoi fare degli esempi di territorio manomesso, di territorio scassato, giusto per usare i termini appropriati? Beh, gli esempi qui sono moltissimi, ma pochi, moltissimi. Qui, ad esempio, quanto è successo recentemente sul Tagliamento, che è il fiume più noto in Europa, ovvero il fiume Alpini. Per fortuna siamo riusciti a bloccare certe costruzioni e l'ultima nubifragio
non ha causato il benché minimo danno, proprio perché i fiumi devono essere lasciati liberi. Ecco, infatti i tedeschi venivano da noi a studiare la naturalità del fiume Tagliamento per ripristinare un loro corso d'acqua, che ora ci spiegherai, perché avevano costruito delle opere, diciamo, che in quel punto lì probabilmente non andavano bene, le cosiddette casse di espansione. Quindi loro hanno detto: ripuliamo e ripristiniamo il nostro corso d'acqua studiando la natura del Tagliamento. Ho detto bene? Un esempio proprio. Più che perfetto, si parla del fiume Isar, o Isaria, come si dice in tedesco, quello che attraversa Monaco di Baviera. No? Esatto, quello, è un affluente del Nebbio. Qui abbiamo la documentazione che dimostra che il fiume Isaria è stato riportato alla cosiddetta naturalità sull'esempio del fiume Tagliamento. Da quel momento l'Isar non ha più avuto, non ha dato più problemi. Ecco, questo la dice lunga. Un altro problema sono le costruzioni. Io a volte vedo, anche quando corro in macchina, osservo tantissimo, e vedo delle costruzioni fatte all'interno delle golene. Cioè, questo per me è un assurdo. Cioè, voglio andare in cerca proprio di farsi male. È folle, folle, folle. Perché, ma quello che conta di più, che una volta denunciati questi problemi, non si riscontrano azioni per demolire, per far demolire. Ecco. Questo è evidente. Ecco, so che voi avete fatto tante battaglie su questo fronte. E altro che, io quasi avrò quelle buste verdi che arrivano dai tribunali. Ne avrò tante che potrei tappezzare in una stanza. Ecco, hai reso l'idea, insomma, della situazione. E quindi, insomma, succedono di queste cose qui. Poi anche, ecco, un'altra cosa, io ho constatato, transitavo anche in quell'occasione con la macchina, mi sono anche fermato, in località Latisana, ma più precisamente, Renzo, in località Latisanotta, dove ci sono delle costruzioni proprio a ridosso dell'argine del Tagliamento. Ora mi sembra che per legge ci sia una certa distanza da rispettare. Ah, certo, dovrebbero essere 150 metri, quantomeno, perché anche qui si va all'assurdo. Cioè, 150 metri da un'acqua pubblica, no? Significa il Tagliamento oppure l'Uccello. E quindi non c'è paragone, ecco, dovrebbe essere la distanza dovrebbe essere commisurata all'importanza del fiume, la portata d'acqua e quant'altro. Non si può fare di tutto un'erba un fascio perché è un'acqua pubblica, okay? Potrebbe essere un minimo di ruscello che porta 20 litri al secondo come quello che porta 3000 metri cubi al secondo. È anacronistico questa distanza. Comunque, qui abbiamo una legge che oltre a un secolo fa è stata promulgata. Ecco, allora, siccome siamo fuori tempo massimo, ancora una domanda vorrei farti. Le numerose cementificazioni dove poi si costruiscono i famosi ormai noti centri commerciali, e ce ne sono anche parecchi attorno ad una città che poi alla fine la gente si divide in tutti questi qui e ogni negozio ha sempre di più un calo di clienti, ma questo è un altro binario, ecco, quindi praticamente rimanendo sul discorso dell'ambiente, ecco, tutte queste cementificazioni, oltre a rendere anche diciamo così il territorio sempre più impermeabile, e c'è anche quell'altro discorso dove anche lo stesso microclima ne risente. Altro che, come no, microclima locale e macro universale. Ecco, quindi ecco, mi confermi questo. Allora, in un'unica così battuta, un attimo, tutte queste cementificazioni, questo impermeabilizzare il territorio, a quali conseguenze più importanti può portare? Il
conseguenze le vediamo, le abbiamo sempre sotto gli occhi di tutti. Quindi allagamenti molto frequenti e quindi anche il rischio poi, non so, di allagare dei sottopassi dove ci sono le auto in transito, delle taverne, quindi il rischio anche che ci possono essere dei morti, insomma. Purtroppo anche questo è vero. Allora Renzo, Renzo, una battuta, cosa consigliare ai cittadini, che poi sono quelli che pagano le conseguenze per primi di queste opere nefaste volute da personaggi un po' altolocati, diciamo così? Cosa consigliare? Ovviamente, prima di tutto, non costruire in queste zone. Dotarsi di assicurazione quantomeno. Quindi uno per difendersi, diciamo, come primissima cosa in zone soggette ad allagamenti può usare delle paratoie, ad esempio, o dei sacchi di sabbia, può essere efficace per tamponare quantomeno? Tutto può essere efficace, dipende proprio la prospettiva del pericolo, la storia di questo fiume, di questo corso d'acqua. Quindi, perché l'acqua, ricordatevi che l'acqua viene dove è stata e ritorna. Ecco, benissimo. Allora, io intanto ti ringrazio di questi anche consigli e suggerimenti, di queste spiegazioni. Ecco, so che voi andate sempre, diciamo, alla fonte del problema, no? Io adesso sono partito un po', diciamo, dalle quelle che sono appunto le cause principali alle conseguenze poi sul territorio, anche localissimo, anche, diciamo, da un punto di vista di ambito localissimo, ecco, quello che succede poi, ad esempio, ad una singola abitazione. Di esempi ne abbiamo visti purtroppo in questa fortissima ondata di maltempo. Ti ringrazio Renzo Bortolussi, buon lavoro e noi ci sentiamo la prossima settimana per chi ci segue dal settimanale Pianeta Oggi Reporter. E per quanto riguarda Pianeta Oggi 20 nel mondo, io do subito la linea alla regia centrale Rosario Moreno, editore di Radio Science, che farà partire l'approfondimento di oggi. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siamo su Radio Science, ringraziamo Rosario Moreno per lo spazio che sempre ci dedica e questa sera parliamo di astrologia con la signora Marisa Verde di Venezia. Intanto buonasera signora Marisa e grazie per aver dato la sua disponibilità. Buonasera Alviano. Niente, anzi è un piacere per me. Ecco, allora, noi in genere dell'associazione Il Sicomoro trattiamo temi di carattere sociale, ambientale, parliamo di politica, di legalità, scienza, sì, ho visto. Spiritualità, ma questa sera abbiamo deciso di toccare un differente. Per certi aspetti può sembrare più leggero, ma secondo noi l'astrologia, nella sua eccezione più profonda, può essere considerata nelle mani di persone sensibili e capaci una vera disciplina scientifica. E per cercare di dare valore a quanto ho appena sostenuto, a quanti ci ascolta, a quanti ci ascoltano, scusate, desidero dire che c'è un capitolo di un libro molto famoso, molto conosciuto, la biografia di un yogi, di Paramahansa Yogananda, c'è un capitolo, il 16° capitolo dell'autobiografia, è dedicato proprio al tema dell'astrologia. Io leggo giusto alcuni passi tratti da questo capitolo in cui il maestro di Yogananda fa delle affermazioni. Il capitolo inizia così: Mukunda, perché non porti un bracciale astrologico? Dovrei farlo, maestro? Non credo nell'astrologia.
Non è questione di credere, dice il maestro. L'unico atteggiamento scientifico che si dovrebbe assumere fronte a qualsiasi soggetto è quello di sapere se sia vero. La legge della gravitazione era ugualmente attiva prima e dopo Newton. I ciarlatani hanno discreditato l'antica scienza degli astri. L'astrologia è troppo vasta, sia dal punto di vista matematico che da quello filosofico, per essere giustamente afferrata se non da uomini dalla profonda comprensione. Allora, per dare ulteriore valore a quanto ho letto, chi ha parlato era lo Swami Sri Yukteswar, ed è riportato nell'autobiografia di uno yogi. Diciamo che questo libro è stato letto molteplici volte nel corso della sua vita da Steve Jobs, il creatore di Apple. Diciamo che in occasione dei suoi funerali Steve Jobs aveva fatto distribuire alle persone che avevano partecipato al suo funerale 800 copie dell'autobiografia di uno yogi. Ecco, questo per diciamo rivestire un po' di valore questo tema. Allora, signora Marisa, sì. Io le vorrei domandare come è iniziato il suo interesse per l'astrologia? Il mio interesse è iniziato in età molto giovane, avevo 16 anni e guardando un po' così quegli oroscopi che secondo me sono senz'altro pubblicità, fasulli, fatti in maniera superficiale, perché per fare, come si può dire, un oroscopo bisogna studiare per molti anni, fare dei calcoli per molti anni e leggere tanti libri, come lei ha accennato prima. Bisogna, ecco, guardando quello però mi è venuto da dentro proprio la passione di informarmi ulteriormente in materia. E così ecco, diciamo come un, non lo so, un appassionato di musica ad un certo punto, certo, si ritrova in mano una chitarra o un flauto, sì, un violino, qualche cosa del, sì, genere, lei si è ritrovata questo desiderio, questa passione, di approfondire. Una passione è stata proprio... Ho voluto approfondire. Allora c'erano solo libri, non esisteva internet e quindi ho studiato sui libri. Per esempio, quello che ho studiato di più è stato il Sementowski, che è un vecchio libro, però ce l'ho ancora e spiega molto bene, è un libro molto grosso, dall'inizio dei segni, e spiega tutte le case astrologiche, perché sono 12. E con quello un po' alla volta ho imparato, poi ne ho presi degli altri, finché sono arrivata a fare praticamente i temi natali come devono essere fatti in base allora al luogo di nascita, l'anno ovviamente, e allora quello si può chiamare oroscopo, che è tutto sommato un calcolo, bisogna essere anche dei bravi matematici. Ecco, allora diciamo che un po' come accennavo prima e come giustamente ha detto anche lei, l'astrologia è stata un po' da molti canzonata, un po' così, ci sono questi, certo, oroscopi del giorno e queste cose così, ma l'astrologia ha, diciamo, una storia molto antica. Io, se lei ci può presentare questo, noi saremo senz'altro curiosi di capire un po' le radici, sì, di allora, questa scienza. L'astrologia possiamo passarla 3-4 mila anni prima della venuta di Cristo, dagli assiro-babilonesi, che sono stati quasi i primi, perché sono tutti calcoli, stiamo parlando di tanti anni, che si fanno in base alle date e alla documentazione che si ha. Poi i Maya, che addirittura avevano i loro templi con 365 scalini, perché calcolavano giornalmente che giorno poteva essere,
perché non leggevano e non scrivevano ai tempi, a questi tempi, diciamo ancora. Dopo sono passati agli egiziani, sono passati ai greci, agli antichi romani e l'Italia, sono, dopo Carlo Magno, veramente li ha portati in Grecia e da lì sono passati agli antichi romani. Ecco, cioè è stato così la storia. Galileo Galilei, per esempio, era un astrologo. Quindi sì, parla... oltre, diciamo che astronomo, anche, è anche astrologo. Sì, era astronomo, d'accordo, però faceva anche astrologia e facevano addirittura scuole di astrologia, che dopo si è andata dispersa questa, chiamiamola scienza, perché ci sono state tanti, come gli oroscopi che si diceva prima e che ha detto anche lei, fasulli. Allora è andato un po' perso, è andata un po' persa la credenza di queste cose che invece sono effettivamente state provate su persone e ha avuto i risultati che dovevano avere. Ed è ben diverso da quello che possiamo leggere tutti i giorni sui quotidiani. Quindi diciamo che sono parecchi anni adesso che sta riprendendo l'interesse per questa astrologia, che, come appunto le ripeto, ha 5.000 anni. Sì, sappiamo che gli antichi c'era l'oracolo di Delfo, le divinazioni le facevano anche i latini, quindi diciamo proprio c'erano... Gli antichi? No, cioè, guardi, c'erano addirittura ai tempi degli antichi romani, i nobili avevano l'astrologo in casa, perché per fare qualsiasi operazione, guerra, felicità, perché non si parla solo di cose brutte ma anche di cose belle, consultavano sempre l'astrologo. Senta, lei che idea si è fatta delle influenze, quindi planetarie e degli astri sulla vita delle persone? Io mi sono fatta questa idea. Nasciamo tutti con un karma, perché ci portiamo dietro anche quello che delle vite precedenti, e abbiamo un percorso da fare. Questo percorso è segnato il giorno della nostra nascita. Dopo, logicamente, ognuno ha il libero arbitrio, ma determinate cose devono succedere e non ci si scampa, assolutamente in nessuna maniera. Io ho visto addirittura, facendo dei calcoli, i giorni in cui delle persone hanno avuto interventi, si sono sposate, hanno avuto figli, cioè i casi della vita, addirittura si arriva a vedere il giorno e l'anno. Quindi io, come idea, sono convinta che, sapendo giustamente tutti i dati che sono necessari, si può fare un percorso. Sì, lei dice quindi che ci sono proprio come degli eventi importanti nella vita di una persona che a cui in qualche modo, tra virgolette, non si può sfuggire, o che sono necessari, diciamo, per la nostra crescita. Allora, certo, sono necessari per la nostra crescita, e anche perché noi ci rendiamo conto di quello che può essere il bene e il male. Io adesso, lei poco fa parlava della legge del karma, sempre prendendo il libro da cui avevo tratto il pensiero di prima, le leggo ancora qualche riflessione fatta dalla Swami Sri Yukteswar, che dice: l'astrologia è lo studio delle reazioni dell'uomo agli stimoli planetari. Le stelle
non hanno alcuna benevolenza o animosità cosciente, emettono radiazioni positive o negative. Queste, per se stesse, non aiutano né danneggiano l'umanità, ma sono il mezzo esteriore che permette alla legge karmica di causa ed effetto che ogni uomo ha messo in moto nel passato di esplicare la sua azione equilibratrice. Eh sì, vede che appunto anche qui, si parla sempre di karma, che ce lo portiamo dal giorno che nasciamo. Ecco perché si può fare un tema natale, perché in base all'ora che uno nasce, col karma che si porta dietro, una persona competente può fare un oroscopo completo di tutta la vita. Ogni anno ci sono sempre i transiti dei pianeti. Quando si spostano, portano dei cambiamenti, sia nel bene che nel male. Posso farle anche un esempio? Sì. Adesso, per esempio, l'Urano si è spostato nel Toro, opposto al segno dello Scorpione, che è un segno d'acqua. Questa opposizione ha anche Giove, che è ancora in Scorpione per pochi giorni, perché poi passerà nel Sagittario. Ha portato tanta acqua, difatti è una realtà che viviamo in questi giorni. Ma questo era previsto, doveva essere così. Dopo l'entità del danno, quella è una cosa a parte, però era programmata, capisce? Certo, l'uomo dopo magari ci mette del suo, perché magari abbiamo costruito troppo vicino ai fiumi o abbiamo fatto le cose, noi aumentiamo i danni perché mettiamo troppo cemento, eccetera, eccetera. Certo, però doveva esserci, vede, lo Scorpione è un segno d'acqua, il Toro è un segno di terra. Signora Marisa, io adesso sì. Per far capire meglio a chi ci ascolta, nell'astrologia sì. Si parla intanto di segno e di ascendente. Che differenza sì. C'è, che importanza c'è tra questi due termini, insomma? Dunque, l'importanza, dunque, ogni segno ha le sue caratteristiche e fin qua penso che lo sanno tutti, è una cosa normalissima. L'ascendente è dove si trovava il sole in quel momento che la persona è nata e quello contribuisce al carattere della persona. Dopo da lì comincia la prima casa e sono 12 case. In queste 12 case ci stanno tutti gli altri pianeti. Ecco dove uno riesce a cominciare a fare un tema natale, vedendo come sono disposti i pianeti nelle 12 case. Allora, proviamo a riflettere un poco. Il segno corrisponde al sole, diciamo. Eh sì. Ecco. Però l'ascendente, per esempio, se sei nato alle 9 del mattino, il sole può essere anche, cioè puoi avere l'ascendente anche come il tuo sole. Se sei nato a mezzogiorno, il sole è già in un'altra posizione, ecco dove viene fuori l'ascendente. Certo. In un altro segno. Allora proviamo a capire l'importanza, un po' con le caratteristiche generali che può avere il sole. Il sole che cosa dà all'uomo, alla persona che nasce? Cioè praticamente il sole è il suo segno zodiacale, come tutti abbiamo il nostro segno zodiacale. E siamo affini a quello che ogni segno ha. Per esempio, ogni segno ha i suoi punti che rappresenta. Posso cominciare, per esempio, l'ariete rappresenta gli occhi e la testa, il toro la gola, i gemelli i polmoni, il cancro lo stomaco, e, il leone rappresenta il sole, praticamente sarebbe il segno del sole, la vergine rappresenta l'intestino, la bilancia i reni, lo scorpione gli organi genitali maschili,
e anche femminili a volte, dopo dipende da tutto il resto, io sto facendo un sommario, no? Certo. Il Sagittario, ecco, il Sagittario che è mezzo uomo e mezzo cavallo, rappresenterebbe più i viaggi, brevi viaggi. Il Capricorno rappresenta le ossa, l'Acquario che è un segno d'aria però dominante di Urano, rappresenta la circolazione, cioè il metabolismo, la tiroide, come posso spiegare semplicemente, no? E i pesci rappresentano mani e piedi. Quindi ogni segno ha questa sua caratteristica. Dopo però noi possiamo dire, se nella casa dove c'è il Sole non ci sono altri pianeti, tu puoi prendere invece di più dall'ascendente che magari ha dentro tre pianeti e sono più dominanti. Capisci la differenza? Sì. Allora, adesso stiamo sempre sulle cose di carattere generale. Questa che lei ha detto, sì, molto interessante, dell'abbinamento, sì, a degli organi del corpo con, sì, con il segno. Ci sono anche aspetti caratteriali che sono tipici dell'Ariete, del Toro. Ma certo, cioè i segni, per esempio l'Ariete è un segno cucciuto, difatti rappresenta un Ariete che ha le corna, cioè no, le corna nel senso di una persona che si impunta, capisci? Come sì, anche il Toro. Ecco, i gemelli sono doppi, quindi sai, puoi avere un gemello più buono, uno più cattivo, quindi rappresenta una personalità che si sdoppia, che non è sempre la stessa, diciamo sì, caratterialmente. Sì, il Cancro, certo, il Cancro come segno rappresenterebbe un po' la famiglia. Difatti nella donna rappresenta la riproduzione. Il Leone, come sappiamo, che il Sole è una persona ambiziosa, vuole arrivare a essere il migliore, se vogliamo dire, diciamo, no? Che vuole splendere, ecco. Ecco, che vuole splendere, il migliore, il Sole. La Vergine invece è un segno già un po' più servile, però con una certa pignoleria, perché rappresenta la sesta casa, che la sesta casa in fondo è un lavoro manuale, cioè una persona che vuol fare, non lo so, un pupazzo deve essere fatto in una in determinata maniera, cioè più perfetto, capisci? Certo. La Bilancia invece è un'ambiziosa, può essere amante del lusso, della bellezza, di cose estetiche. Lo Scorpione invece diciamo che è l'ottava casa, che noi la chiamiamo la casa della morte, ma non è che uno muore perché è uno scorpione, cioè la fine delle cose, è un segno un po' particolare, ha un carattere un po' difficile, è un po' difficile da capirlo. Sì. Il Sagittario invece è un segno allegro, è un segno di fuoco, è un segno allegro, perché adesso poi ti dico la differenza dei segni. Il Capricorno è un segno, cioè un segno di terra molto serio, nel senso che è un segno di gennaio, e il suo dominante è Saturno, quindi è un segno che ha poca, cioè, ambizione, ha forza, ma poca, diciamo, allegria dentro di lui, perché avendo il dominio di Saturno ha poca allegria. Però dopo sempre lì stiamo a guardare l'ascendente, che può magari essere la persona più divertente di questo mondo perché è un ascendente diverso. Certo. L'Acquario è un segno un po' incerto, un po' indeciso, perché essendo segno d'aria fa parte dei segni indecisi. I Pesci sono un po' doppi anche loro, come i gemelli, quindi vanno un po', si può dire, più lunatici, ecco, per spiegare che magari un momento dicono una cosa e un momento dopo la pensano diversamente, che è una caratteristica del segno, indipendentemente da quello che può essere l'aspetto fisico o meno che ha una persona. Sì, comunque, ecco, io stavo dicendo questo,
praticamente i segni sono divisi in quattro, cioè aria, fuoco, terra e acqua. Dunque e acqua, sì, non ci veniva l'acqua. E che importanza acqua, hanno questi elementi? Come... E cioè, questi elementi influenzano il carattere della persona. Come ti spiegavo prima, le tipologie del carattere sommariamente adesso, no? Certo. È tutta una cosa sommaria. Ecco, questi elementi influenzano il carattere della persona. Perché di fatto l'ariete è un segno di fuoco, quindi è effettivamente un ariete, è una persona irruenta, come ho spiegato prima, cocciuta. Che però diciamo, ognuno... se dovesse avere, mi scusi, se dovesse avere un ascendente sì. di acqua, sì. un ariete che è un segno di fuoco, un ascendente di acqua... E già si calma, questo... già si calma. Si calma senz'altro, perché l'acqua ferma, cioè il fuoco. E dal punto di vista dei diventa pianeti, più ragionevole, ecco. Cosa? Sì. Dal punto di vista dei pianeti, invece, noi abbiamo Mercurio, Venere, ma ecco, sì, ma dunque, cosa ci può dire? I pianeti, sì. Ecco, dunque, noi abbiamo prima di tutti sempre il Sole, poi c'è la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Urano, Saturno, Plutone, Nettuno. Questi sono quelli che abbiamo, cioè dei pianeti che abbiamo acquisito in più degli anni indietro, perché una volta ne avevano meno pianeti, non li avevano ancora scoperti. Sì. Dopo dipende questi pianeti in che casa si trovano, in che posizione si trovano, perché poi ci sono i sestili, le quadrature, le opposizioni. Cioè, per fare un oroscopo ci vogliono tante cose, cioè non solo il segno. Cioè, diciamo che il segno da solo non dice niente. Dice qualcosa, ma non più di tanto, ecco. No, sì, noi adesso stiamo soltanto mettendo insieme degli sì. elementi, quindi ci sono delle sì. caratteristiche. Questi pianeti, per esempio Mercurio, che caratteristiche dà ad una persona che ha Mercurio nel suo tema natale, dunque, diciamo. Ecco, bisogna vedere il Mercurio, questo appunto è un fattore anche questo di calcolo, se è molto vicino al Sole, perché di solito il Mercurio è vicino al Sole, se è molto vicino al Sole è una persona veloce, svelta, che riesce a fare le cose in fretta. Se invece il Mercurio è abbastanza lontano al Sole, è una persona dispersiva. Questo dà al Sole il Mercurio, alla persona. Sì, ecco, e proviamo a fare anche lo stesso con gli altri. Venere, quindi? Bisogna vedere in che casa cade. Venere può portare sia cose affettive che anche malattie, non vuol dire che sia solo, perché si chiama Venere, porta benessere. Il Marte ecco, spezza, però il Marte spezza, però bisogna vedere vicino a che pianeta si trova. Ecco, questo è interessante, quindi, perché noi in genere pensiamo che Venere è il pianeta dell'amore, e quindi se io ho Venere... no, non c'entra niente. Ecco. C'entra ecco. niente. Già, capiamo. Poi appunto, un Venere in un segno di terra è un Venere... se guardiamo il lato affettivo, solo quello, è un Venere freddo, non è un Venere affettuoso. Mentre se si trova in un segno, che so io, di acqua, è già un Venere più affettuoso, più espansivo. Sì. Cioè, diciamo che per fare un oroscopo ci vogliono tante di quelle cose messe insieme, che sì, sono... Cioè, per quello non si può dire a una persona una... Cioè, a me non piace dire una cosa per un'altra, per natura. Quindi, no, devo no, vedere certo. se... Ecco, devo vedere che abbinamento c'è, che pianeti avvicino,
in che casa vengono a cadere, perché è importante anche molto quello, perché c'è la casa della famiglia, la casa della casa, la casa del matrimonio. Ecco, spieghiamo un attimo allora questa cosa che neanch'io conoscevo, in realtà queste... Sì. E lei ha parlato di 12 case prima, praticamente... Sono 12 le case, sì. Sì, e che cosa corrispondono allora queste 12 allora, case? Allora, le 12 case corrispondono ai segni zodiacali, a tutti i segni zodiacali che le ho elencato prima. Ecco. Dopo, a seconda dell'ascendente, parte la prima casa, bisogna vedere dove cade, e da lì si va avanti a costruire un oroscopo. Sì, senta che le chiedo, secondo sì. lei, qual è, esiste un modo per le persone di affrontare in modo positivo le influenze astrali che noi abbiamo? Mettiamo che abbiamo degli astri che in realtà ci danno sì. Parecchi pensieri, ma c'è un modo che l'uomo ha comunque in qualche modo di aiutarsi? Beh, guardi, sì, certo può aiutarsi, perché vede, ecco, io le spiego. Se una persona si fa un oroscopo esatto, non quello che è fatto così per fare, può anche capire, cioè perché ogni anno ci sono i transiti e ogni anno ci sono le previsioni di quello che può succedere. Logicamente, se uno ti avverte che se prendi quella strada vai a finire in fosso, tu puoi cambiare strada. Certamente, certamente. Perché ci sono delle indicazioni. Capisce? Sì. Che se uno vuol seguire, segue. Secondo me è giusto seguirle, perché può essere sia nel bene che nel male. Ecco, quindi diciamo che una conoscenza seria, diciamo, del proprio tema natale, sì. che non sono le cose che si dicono ogni giorno così, oggi succede questo e quell'altro. No, no, appunto il discorso che facevamo prima. Sì, in realtà ti dà la possibilità in qualche sì. modo di capire dove ci sono delle opportunità o delle difficoltà. Certo. E anche se uno sa che ha una difficoltà che purtroppo deve succedere, perlomeno cerca il modo per affrontarla meglio. Senta, c'è questa possibilità. Noi possiamo dire che queste influenze che l'uomo riceve sono quasi come una dote che riceviamo sì. quando nasciamo. È una dote, è senz'altro una dote, perché vede, nel mio caso, che l'ho imparato da sola, e sono riuscita da sola a creare cioè tutte queste cose, è una dote che io, perché le dico, bisogna essere bravi a fare i calcoli, perché io ho tante di quelle tabelle di numeri che lei non ha neanche la più pallida idea, e in base a quelli riesco a creare un oroscopo completo. Ma le posso chiedere, allora, lei avrà fatto sicuramente il suo tema natale? Certo, risultava da questo sì. tema natale una sua inclinazione per queste cose? Sì, c'è un'inclinazione per queste cose, sì. Dal mio ascendente, perché io sono ascendente vergine e sono una bilancia. Poi ho tre pianeti nello scorpione, che è un segno mistico. Per quanto, come le ho detto, è un pianeta, è un segno un po' particolare, però è un segno mistico. Ce l'avevo dalla nascita. E quindi diciamo senza saperlo. Che anche dei giovani, dei ragazzi potrebbero ricevere delle indicazioni
per quale corso anche universitario per uno studio, scegliere? Certo, tutto, lavoro, studio, tutto. Difatti gli antichi Maya facevano l'oroscopo ai bambini appena nati, questo l'ho letto io sui libri. Perché erano nati a tal ora e tal giorno e per usanza lo facevano probabilmente. E magari se i segni erano diversi dai nostri, spiegazioni diverse dalle nostre, però ad ogni bambino che nasceva facevano l'oroscopo. Allora, adesso siamo arrivati un poco a conclusione del nostro tempo a nostra disposizione. Io le volevo anche chiedere se esistono esistono oroscopi, solo oroscopi individuali, o possono esistere anche oroscopi di nazioni, di gruppi, eccetera? Beh, io ho un libro sull'astrologia mondiale, quindi può essere anche nazioni, perché bisogna vedere sotto che segno è quel posto, è quel paese, quella città, perché anche quelli hanno i loro segni. Questo è interessante. Quindi lei, signora, comunque ha approfondito l'astrologia occidentale, che ci sono anche altri tipi di astrologia cinese. Beh, sì, c'è la cinese, c'è anche l'americana, perché loro non so se non credo che la intendano come la nostra, però c'è anche quella, l'indiana, sì, perché anche in India sono molto credenti sull'astrologia. Ecco, allora, ovviamente capito... non avranno le nostre, cioè le nostre spiegazioni, le nostre idee, chi lo sa. Comunque anche loro sono molto portati per l'astrologia. Allora, adesso le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto che c'è stato questo transito importante che portava molta acqua nei giorni scorsi. E difatti è successo, purtroppo. E adesso, per dire, a che cosa andiamo incontro, se lei ha per caso visto? Ecco, adesso noi andiamo incontro che il Giove, che si trova ancora in Scorpione per pochi giorni, come le dicevo prima, passerà nel segno del Sagittario. Quindi secondo me ci saranno più argomenti da chiacchierare, che disastri come sono successi, non che gli argomenti che devono chiacchierare i politici saranno meno disastrosi, importanti, però, però che rappresenta più la legalità, rappresenta più cose di legge, più, perché il Giove tra l'altro è nella sua casa di nascita, in sede, capisce? E quindi questo cosa comporta? Questo può comportare che possono succedere delle cose più positive. Va bene, allora, signora Marisa, noi siamo arrivati a conclusione del tempo che avevamo a nostra disposizione. Io la ringrazio tanto della disponibilità e del fatto di averci fatto capire comunque un poco la complessità. Un poco, perché sai, i discorsi sarebbero abbastanza lunghi, insomma. Diciamo, per poter spiegare un po' di più. No, ho intuito che ci sono molti elementi che devono essere letti l'uno sull'altro. Sull'altro. Sì. Allora, per poter spiegarvi, questo è stato un sommario, insomma, ecco. Grazie. Va bene. E buonasera. Prego, buonasera anche a lei, grazie, buonasera. E qui ricordiamo che siamo su Radio Saiuz e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Un buonasera da Alviano Appi. Prendiamo la linea alle 19.57 dalla testata Pianeta Oggi TV, pianetaoggitv.net, il sito internet, sempre in collaborazione con Radio Science TV, per darvi delle notizie
degli aggiornamenti. Io sono Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV. Allora, innanzitutto sono state ripristinate le trasmissioni dell'emittente friulana Videotele Carnia, che erano rimaste in blackout a causa della fortissima ondata di maltempo che si è abbattuta in tutto l'arco alpino orientale. Quindi da oggi potete vedere regolarmente i programmi di Videotele Carnia sul canale UHF 46 MUX da Piancavallo. Dunque, altro da dire su questo, che domani sera intorno alle ore 23 va in onda anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Veniamo ora a degli aggiornamenti delle notizie. Nuovo sopralluogo, dunque siamo a Roma, sul caso Orlandi. Dunque, nuovo sopralluogo degli investigatori a Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica a Roma. Durante le ricerche sono stati trovati altri frammenti di ossa che potrebbero essere utili all'identificazione dei resti scoperti sotto un pavimento alcuni giorni fa. Il sopralluogo era stato deciso perché allo scheletro trovato una settimana fa mancavano gli arti inferiori. Oggi dagli scavi sono emersi parte di un cranio e di una mandibola. Intanto, in attesa degli esami di laboratorio, dopo un primo esame, il direttore di medicina legale di Tor Vergata ipotizza che le ossa trovate siano di una donna di 25 e 35 anni. Veniamo ora alla rassegna stampa di Pianeta Oggi TV. Io vorrei aggiungere sulla notizia appena letta, speriamo che venga a galla la verità su Manuela Orlandi quanto prima, perché quello che è successo è veramente vergognoso, insomma. Allora, veniamo, dicevo, alla nostra home page della testata Pianeta Oggi TV. Allora, in taglio primissimo il flash della forte ondata di maltempo in Sicilia. Come avete sentito, sono esondati corsi d'acqua, allagamenti e purtroppo ci sono delle vittime. Oggi i funerali. Poi ancora per il maltempo, l'ambiente è in ginocchio in Veneto, la LAV chiede di estendere il decreto di sospensione della caccia a tutto il mese di novembre. A mio avviso poi la caccia dovrebbe essere abolita dalla faccia della terra, perché questi animali sono creature di Dio e noi chi siamo per andarle ad uccidere? Perché dobbiamo essere assassini della vita? Sono le 20 in punto, si prosegue. Abbiamo sempre a taglio primo un articolo molto importante che è stato estrapolato dalla testata Antimafia 2000 di Palermo, scritto dal direttore Giorgio Bongiovanni, dal titolo "Da Pizzolungo ai mandanti esterni di tutte le stragi. Carlo Palermo torna in libreria con La Bestia", un libro che veramente vi suggerisco di prenderlo. Poi ancora, a caso Orlandi, ritrovato uno scheletro disposto a un'analisi dei resti. Si prosegue a taglio medio. Nicola Gratteri, la politica ha utilizzato la mafia per fare i propri interessi, sempre in collaborazione con la testata Antimafia 2000 di Palermo. Poi abbiamo un filmato molto forte, molto significativo. Un calcio forte ai potenti della Terra, l'uomo di questo pianeta che distrugge la casa dove abita. Harrison Ford, un grande attore che ha preso coscienza della verità sulla sofferenza della madre terra causata dall'uomo, e quindi ascoltate quello che dice. Poi emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia, tutti gli aggiornamenti tramite l'emittente Tele Friuli, e quindi poi tutta una serie di articoli che riguardano la crisi delle RTV locali, che vengono a meno sempre di più i contributi. Abbiamo già purtroppo, come dire, tra virgolette, delle vittime, alcune televisioni che sono cadute, che hanno chiuso. Partiamo da Rete 3 della Calabria fino all'ultima Antenna 5 di Empoli. Quest'ultima, dopo, pensate, 40 anni di servizio, di serio servizio sul territorio toscano.
e ce ne sono delle altre, ma ci fermiamo qui per motivi di tempo. Ricordiamo attualmente sempre Telemare di Gorizia, che ha la redazione a casa e attualmente sta trasmettendo in condizioni molto difficili. L'emittente goriziana, che trasmette sull'UHF 60, su 60, ha anche il nostro settimanale che lo diffonde ogni lunedì sera in seconda serata. Che altro dire? Vi ricordo venerdì intorno alle ore 21:15 la trasmissione Open Space, e qui andiamo su una nuova emittente radiofonica che trasmette in AM, è tutta una novità, una importante emittente diretta da Graziano D'Andrea. In questa trasmissione ci sarà ospite l'editore di Radio Science, Rosario Moreno, che spiegherà un po' il progetto di Radio Science TV, legato anche poi alla nostra collaborazione qui con Pineta Oggi TV da Venezia. Quindi non mancate, venerdì prossimo, salvo imprevisti, alle 21:15 dalle frequenze in AM di Radiodiffusione Europea. Voi mi chiederete: ma qual è questa frequenza? Allora, memorizzate, è la 1584 e la potete ascoltare in tutto l'alto e medio versante adriatico fino praticamente a San Marino, ovviamente inclusa anche poi tutta la costa dalla parte di là, Istria e parte della Croazia. 1584 kHz la frequenza in AM di Radiodiffusione Europea. Attenzione, perché ci saranno qui delle novità, si aprirà anche una seconda rete e a suo tempo anche noi comunque di Pianeta Oggi TV e di Radio Science TV vi informeremo quale sarà. Dunque rimanete sintonizzati, ora i programmi proseguono con Radio Science TV, un programma uno che lega l'altro, perché è un programma meglio dell'altro. Complimenti dunque anche al nostro editore Rosario Moreno. Da Massimo Bonella, grazie per averci seguito, vista allora vi auguro anche una buona cena a tutti. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.